Ciao, benvenuti nel canale di Gabriele. Oggi facciamo insieme la pizza. Allora, cominciamo con teglia, poi carta forno, poi io sopra ci metto un piccolo strato di olio. La pasta utilizzo questa della mitica S Lunga, tenuta conservata in frigo, presa il giorno stesso e siamo pronti per divertirci. Questo video è fatto veramente solo per divertimento, non ha l'obiettivo di insegnare niente a nessuno, anzi, se volete scrivere nei commenti qualsiasi vostra opinione in merito, sarà bello leggerla e farla leggere a qualcun altro che leggerà. Comunque, torniamo a noi. Teglia di questo materiale perché secondo me scalda meglio omogeneamente tutto. Poi adesso vado ad aprire la pasta per la pizza rustica. E che poi andrà stesa. 600 grammi, sono un po' pochi, comunque. Io diciamo che poi dopo la farcisco, però secondo me ne servirebbero almeno 650, 670 grammi, 600 grammi per due persone è proprio il limite. Adesso, per non farla poi attaccare sulle mani, vado a prendere la pasta con anche dell'olio sulle mani. E sempre di ottima qualità. Poi la metto ovviamente in questa direzione la vado a stendere. Meglio che posso, stando attentissimo a non fare buchi, perché sicuramente non fare buchi, non lasciare buchi nella pasta. Stesa, di solito non mi arriva mai fino al bordo, mi arriva al massimo così. Perfetto, poi il prossimo passo sarà di mettere sopra della pellicola e lasciarla mezz'ora a riposo, mentre fra un quarto d'ora accendere il forno a 230 gradi in modo che dopo un quarto d'ora sia pronto per ricevere la pasta. Ho tagliato una piccola parte di video in cui semplicemente mi sono lavato le mani. Adesso con questa pellicola vado diciamo, chiuderla per mezz'oretta per lasciarla a riposo. Niente di sofisticato, vedete, è veramente molto molto perfetto. Poi sopra questo lo metto all'esterno per 30 minuti, starà all'esterno di in una giornata estiva in un orario serale. Eccoci al momento di accensione del forno. Allora, io
Io scelgo questa modalità, temperatura, lascio su mezz'oretta. Quando questo LED si spegnerà, arrivato in temperatura, e inserirò la pasta della pizza. La pasta è rimasta fuori mezz'oretta e sembra aumentata un pochino in termini di altezza. Adesso aspetto che il forno raggiunga la temperatura. Nel frattempo dalla regia ho avuto il suggerimento di mettere anche il pomodoro e l'origano. Nel frattempo il forno è andato in temperatura e quindi ora la inserirò. Eccola qua, la miglior pizza di sempre. Tra 2 minuti estraiamo e condiamo. Squadra.